un'emozione grande che mi fa ricordare tanti momenti trascorsi, soprattutto gli ultimi momenti con la mamma. Ecco. È dedicata ad una mamma che non c'è più, Loredana Verdi, la donazione di PM Allarmi alla palazzina ex Calcit di Arezzo che oggi ospita l'Hospice. Una termocamera che misura la temperatura corporea, un dato fondamentale da conoscere in questa fase 2 dell'emergenza sanitaria rispetto a tutti coloro che dovranno accedere alla palazzina. Pochi giorni fa è venuta a mancare mia cognata, che poi era una paziente qui del reparto. Quindi insieme a Sassoli, al Presidente, con cui avevamo già un'idea di collaborazione, ci siamo attivati in pochissimo tempo e oggi abbiamo la realizzazione, la donazione e la messa in funzione immediatamente del nuovo sistema, identico a quello che è installato nella reception del San Donato. In più abbiamo provveduto ad installare e mettere in funzione da lunedì mattina al centro nucleare sarà in funzione un'apparecchiatura identica. E oltre a questo, poi in senologia nei prossimi giorni andiamo a fare un'installazione più particolare, più diversa, con una specie di palmare che in automatico andrà ad aprire la porta e elimina in questo caso del tutto l'operatore. La tecnologia riesce in automatico a fare tutto il necessario. Le offerte sono state numerosissime e appunto proprio non è proprio il fatto economico, però la parte economica ci permette appunto ci ha permesso di mettere in sicurezza tutti gli operatori sanitari del San Donato e del territorio aretino, e ci ha permesso di fare delle cose come questa, che si mette un'altra volta in sicurezza i malati oncologici e ematologici, si mette in sicurezza il personale sanitario. Perciò c'è stata anche, noi abbiamo anche lavorato molto sulla vicinanza, avete visto i gazebi, avete visto la pulizia fuori, perché fa parte, diciamo, di quella sensibilità che la città dimostra nei nostri confronti, ovviamente noi ne dobbiamo tener conto. Il personale sanitario è sempre stato molto presente e è sempre stato molto vicino alla mamma in tutti i sensi, in tutti gli aspetti che riguardano un paziente malato di tumore. Ecco. L'assistenza che viene fatta a questi pazienti è fondamentale veramente dal punto di vista psicologico, fisico e da tutti i punti di vista è importantissimo. E noi li ringraziamo sempre veramente tanto per quello che fanno tutti i giorni. Ma è importante soprattutto il supporto umano, e si sente veramente tanto durante questi percorsi, ecco. Ed ecco la caratteristica che tutti ricorderanno di Loredana. Senza dubbio per me il suo sorriso, aveva questo sorriso estremamente contagioso e che a me rimarrà sempre nel cuore. Era una persona che riusciva a trasmetterti la sua positività ed è una cosa difficile da trovare. E tutto questo c'è stato, secondo me, anche durante la malattia. È stata estremamente positiva. Fino alla fine. Sì, esatto, fino alla fine. Questa donazione, insomma, le farà fare un sorriso anche dopo, comunque si trovi. Sicuramente, sicuramente sì.